Paolo Mirò di Italia dei Valori. A pochi giorni dalla presentazione delle liste, c'è ancora spazio per un centrosinistra unito? Ma io non credo che ci sia spazio per il centrosinistra unito, perché fino a questo momento non se n'è vista neanche l'avvisaglia, diciamo, ecco. Quindi non so, io ho letto sul giornale, ma ho preso soltanto da lì che ancora sembra ci sia qualcuno che stia tentando una operazione di unificazione in extremis, ma io non ne sono al corrente. E allora veniamo alle cose che interessano ai cittadini. 10 impegni precisi nel caso in cui lei fosse eletto sindaco. Cominciamo col primo. Viabilità. Il piano della viabilità va completamente rivisto perché una buona parte dell'inquinamento di Milazzo, delle strade cittadine di Milazzo è dovuta esattamente al traffico, con tutti quegli inquinanti che le centraline non installate non sono riuscite a misurare. E va rivisto, secondo me vanno creati dei posteggi fuori zona, fuori, diciamo, appena lontani dal centro, da dove i trasporti pubblici possono partire per fare degli anelli che potrebbero evitare a molti cittadini di prendere la macchina. E certamente il traffico va anche incentivato con l'abbandono dell'auto propria deve essere incentivato notevolmente, e questo secondo me sarà una delle cose di cui mi piacerebbe occuparmi. Sviluppo economico. Lo sviluppo economico a Milazzo dobbiamo distinguere due cose. Uno, il piano commerciale che è stato fatto recentemente, che è stato fatto fra l'altro senza neanche la maggioranza è stato fatto legittimamente ma senza neanche la maggioranza dei consiglieri comunali. E ha sancito l'abbandono da parte del centro degli utenti che praticamente possono ora andare ai centri commerciali in gita e avere tutta una serie di centri a loro disposizione. E il centro storico praticamente così è totalmente abbandonato, le saracinesche chiudono, non capisco io dove voglia andare a finire quelle due, diciamo, richieste di centri commerciali naturali che erano stati fatti a novembre in fretta e furia per avere un finanziamento da parte della regione, e non capisco neanche se c'è qualche strategia per permettere a questi centri commerciali naturali che dovrebbero nascere di svilupparsi, non capisco proprio, diciamo, ecco. Per quanto riguarda il lavoro, altri lavori si possono trovare, invece se parliamo di ambiente e se parliamo di ambiente e di turismo, per esempio nell'ambiente si potrebbero trovare dei lavori incrementando la raccolta differenziata, facendo dei centri di stoccaggio o di smistamento, insomma, e si potrebbero mettere lì molti giovani, o si potrebbero istituire delle cooperative. Quelli sono dei lavori molto, molto utili. Altre cose sul turismo. Il turismo è stato sempre nella bocca di tutti e nell'intenzione di nessuno. Non c'è nessuna strategia turistica in atto, o almeno se c'è non si vede. E quindi nel turismo si potrebbe fare, ma prima del turismo bisogna, secondo me, aggiustare la componente ambientale di Milazzo. Milazzo deve essere pulita, deve essere non inquinata, deve essere bella da vedersi e accettabile a tutti quelli che vogliono venire a Milazzo. Dopo si può parlare di turismo, prima no. Controllo dell'inquinamento. Controllo dell'inquinamento va impostato seriamente, io già l'ho detto diverse volte, la grande stupidaggine che è stata fatta dalla precedente amministrazione è stata quella di abolire, diciamo, di perdere il finanziamento delle centraline che misuravano tutta una serie di parametri che gli alberi
gli alberi non possono, gli alberi che sono stati impiantati in sostituzione non possono dare. Per cui l'inquinamento va misurato accuratamente, e non solo quello dell'aria, ma anche quello dell'acqua, dell'acqua che beviamo, che esce dai rubinetti, dell'acqua del mare e del terreno, anche del terreno. Questi risultati vanno tutti assolutamente resi pubblici nel minor tempo possibile, perché tutti i cittadini possano sapere in che ambiente stanno vivendo. È un impegno assoluto che mi prenderò, e questo sarà quello di rendere possibile la misurazione e la pubblicazione di questi risultati. Strutture sportive. Le strutture sportive sono un tallone d'Achille della nostra comunità, diciamo. Non abbiamo abbiamo un Grotta Polifemo che è combinato veramente male, abbiamo un palazzetto che non è mai stato collaudato e reso disponibile a tutte le società sportive, abbiamo una palestra comunale, quel baraccone che esiste a Ponente, che è lì da tanti anni in procinto di essere sempre demolito, ma non lo sarà mai, perché così tante società sportive si avvicendano in orari anche impossibili, e mi risulta che esista la stessa cosa, anche la stessa situazione anche in certi campi di calcio a Santa Marina o a Bastione. Cioè, non, l'impianto sportivo a Milazzo non esiste, la situazione è insostenibile, diciamo. Ecco, va risolta una volta per tutte. Cultura e turismo, gestione Palazzo d'Amico, Teatro dei Filetti, Castello, Palazzi Antichi, Musei, Vaccarella, eccetera. Ecco, sono stati inaugurati i musei nei quartieri spagnoli, e che tra poco in pompa magna verrà anche inaugurato il castello. A questo punto si può sicuramente programmare una serie di visite turistiche a tutte i nostri beni architettonici, ma certamente ancora tanto resta da fare sulla questione dei beni culturali. Sul turismo, il turismo non può essere fatto come, non può essere individuato soltanto come un turismo che si fa nei soli 4 mesi, nei 4 mesi estivi, così come fanno alle Eole. Quindi il nostro turismo deve essere allargato a una fascia di almeno 7-8 mesi, almeno, e quindi per essere competitivo.